stata festa grande sabato scorso al Parco Hotel Cappuccini di Gubbio per il Veglione dei Sant'Ubaldari, primo degli appuntamenti ceraioli di carnevale che si susseguiranno da qui al prossimo 22 febbraio. Un clima di grande euforia ha circondato in particolare il primo capo 10 del prossimo 15 maggio, Alessandro Nicchi, detto Pittino, protagonista del passaggio di consegne con Pietro Menichetti sul palco con la regia del presidente della famiglia Sant'Ubaldaro, Ubaldo Minelli. Presenti tutti i rappresentanti delle istituzioni ceraiole, Università dei Muratori, Famiglie Maggio Gubino, il sindaco Spirati e i componenti del Consiglio dei Sant'Ubaldari. Immancabile la presenza dei capitani e degli altri capodieci del prossimo 15 maggio, particolarmente acclamato il primo capitano Eric Nicchi, per tutti Chico, Sant'Ubaldaro Doc, è rientrato da pochi giorni dall'estero dove è impegnato a livello lavorativo, distanza che non gli impedirà di partecipare alle principali manifestazioni di avvicinamento alla festa di Ceri. Festeggiati a lungo anche i capodieci dei Ceri Mezzani e Piccoli per il Ciro di Sant'Ubaldo, rispettivamente Tommaso Piccotti e Alessandro Rogani. La famiglia dei Pittino ha rappresentato un pezzo molto importante della storia del Ciro di Sant'Ubaldo. Ricordo il nonno Angelo Nicchi Pittino, il quale è stato primo capodieci della Brocca nell'anno 1948, quando i Ceri si alzavano con alle spalle il Palazzo dei Consoli, la Scalea. È stato secondo capitano della festa di Ceri nell'anno 1965. Il testimone da Angelo Nicchi è passato a Enrico Nicchi. Verace e valoroso ceraiolo Sant'Ubaldaro ha preso il cero da tutte le parti, ma lo ricordiamo punta davanti sul corso e lo ricordiamo come presidente del nostro sodalizio della famiglia Sant'Ubaldari nel quadriennio 1986-1989. Il figlio ha ripercorso tutta la storia di questa nobile famiglia Sant'Ubaldara, punta davanti della muta di Barbi, primo capodieci del Ciro di Sant'Ubaldo, anno 2020, Alessandro Pittino. Nella seconda parte della serata, lietata dalla musica di Fausto e la sua band da DJ Simon Dub, è stata eletta la Miss Sant'Ubaldara di questo 2020. Si tratta di Maria Laura Rosi, che accompagnerà il capodieci nella sfilata del prossimo 15 maggio fino a Piazza Grande. Accompagnerà Alessandro Pittino Nicchi, il nostro capodieci della Brocca, durante le sfilate e darà eleganza, grazia e bellezza a quei momenti. All'unanimità è stata eletta Miss Sant'Ubaldara per l'anno 2020 Maria Elena Rosi. Maria Laura Rosi. Si è dunque aperto il ciclo di serate danzanti organizzate dalle famiglie ceraiole per il periodo di carnevale. I prossimi appuntamenti: sabato 8 febbraio al Cricos con il Veglione dei San Giorgiari e chiusura sabato 22 febbraio di nuovo al Parco Hotel Cappuccini con il Gran Ballo dei Sant'Antoniani.